25 maggio 2023. Un undicenne afroamericano è stato ferito al petto da un agente del Mississippi che gli ha sparato dopo che il bambino, pensate, aveva chiamato il 911 per proteggere la madre durante una lite domestica. Motivo? Perché era afroamericano, quindi di carnagione scura. Secondo la ricostruzione del legale di famiglia, l'agente di polizia Greg Capers era arrivato nella casa con la pistola in mano, urlando a tutti i componenti della famiglia di alzare le mani, anche se in casa non erano presenti armi. Anche il piccolo Adrien ha alzato le mani, ma l'agente, senza alcun motivo, ha sparato contro di lui, colpendolo al petto. Le sue parole sono state: "Perché mi ha sparato? Che cosa ho fatto per meritarlo?" ha raccontato la madre in lacrime. Non c'è giustificazione per quello che ha fatto questo agente. Adrien è stato ad un passo dal perdere la vita per il suo comportamento irresponsabile, ha detto l'avvocato, ma sarà veramente fatta giustizia. Questo e molto, moltissimo altro schifo succede ogni giorno negli Stati Uniti. La terra conosciuta da tutti come la terra del progresso, delle opportunità, della salvezza. Un paese che concede l'utilizzo delle armi a cani e porci, tanto a loro basta fatturare qualche milione in più. Ma quanto bisogna essere spietati, senza cuore e disumani, per sparare a sangue freddo ad un bambino indifeso? E la cosa più triste è che quel maledetto agente di polizia se la caverà con qualche mese di galera, o forse nemmeno quella. Perché la realtà è che un paese così disgraziato e retrogrado come gli Stati Uniti non potrà mai avere un senso di giustizia, o perlomeno preoccuparsi che venga applicata. La supremazia della razza bianca sta ritornando e sempre in modo più marcato, e la corruzione nella società ha raggiunto davvero livelli disastrosi. Basti pensare a quante sparatorie sono accadute nel giro di pochi mesi all'interno di edifici scolastici. Ma perché accade tutto ciò? Il fatto che sia governata in modo così grezzo e superficiale non è altro che una punizione da parte di Allah. Una punizione per tutto il male che con il passare degli anni, in nome del portare pace e democrazia nella terra, hanno commesso ai musulmani in Medio Oriente. A tutte le donne stuprate, a tutte le torture eseguite e da tutti i beni materiali sequestrati. E ci sono migliaia di testimonianze online. Con la loro fame di denaro e potere, hanno portato la guerra nel mondo. Ed ora Allah ha fatto in modo che la loro tanto amata guerra venisse da loro, nelle loro case. Dice Allah nel Corano, in Sura An-Nisa, le donne, nel versetto numero 93: "Chi uccide intenzionalmente un credente avrà il compenso dell'inferno, dove rimarrà in perpetuo. Su di lui la collera e la maledizione di Allah, e gli sarà preparato un atroce castigo." E quando un paese rende lecito ciò che Allah ha vietato e dà consente la vendita di armi, sacrificando tantissime vite innocenti, non può che essere maledetto da Allah.